tutti, sono il professor Nicola Forgione, presidente del corso di laurea magistrale in ingegneria nucleare dell'Università di Pisa. Benvenuti a questa mia presentazione in cui vi mostrerò le peculiarità e caratteristiche del corso di laurea magistrale in ingegneria nucleare. Laurea magistrale in ingegneria nucleare dell'Università di Pisa forma laureati con alte capacità tecnico-scientifiche nel settore della tecnologia nucleare e delle radiazioni ionizzanti. Tutti gli insegnamenti del corso di laurea sono tenuti in lingua inglese. La motivazione è che la lingua inglese oggi è quella più usata nei settori scientifici e tecnologici avanzati e l'ingegneria nucleare è uno di questi settori. Perché ingegneria nucleare? L'energia nucleare è la forma di energia più intensa che possediamo e non produce gas climalterante. Si tratta di un dono che ci è stato messo a disposizione e che noi dobbiamo utilizzare per produrre energia elettrica. L'energia elettrica prodotta attualmente per via nucleare è quella della reazione di fissione nucleare che potete vedere qui nello schema di sinistra. In futuro prevediamo anche l'uso della fusione nucleare nello schema di destra. In entrambi i casi l'energia generata è dovuta alla variazione della massa tra prodotti e reagenti. Nell'immagine in basso centrale di questa slide è riportato il confronto tra la quantità di uranio necessaria per produrre una certa quantità di energia elettrica, in particolare 8000 kWh, e la quantità invece di carbone per produrre la stessa energia elettrica. Occorrono circa 30-70 kg di minerale di uranio da estrarre dal sottosuolo per produrre questa quantità di energia elettrica, con produzione anche ovviamente, come per tutte le fonti di energia, di scorie che in questo caso consistono in 6 grammi di scorie radioattive che vengono inglobate in una matrice vetrosa. Per quanto riguarda invece il carbone, intanto occorrono 3 tonnellate di carbone per produrre 8000 kWh di energia elettrica e da questa combustione del carbonio vengono fuori diverse tonnellate di scorie, tra cui ceneri, particelle solide contenenti anche metalli pesanti, anidride carbonica, anidride solforosa e comunque sono componenti gassosi che possono dar luogo a piogge acide e ha l'effetto serra, che ha un effetto dannoso sull'ambiente e sull'uomo. Possibilità di lavoro per i nostri laureati sono essenzialmente laureati in ingegneria industriale che hanno collocazione nell'industria e nel mondo della ricerca, sia in Italia che all'estero. Sono molto apprezzati soprattutto all'estero, oltre che in Italia, e la formazione dei nostri ingegneri nucleari è incentrata sulla sicurezza, oltre che sull'impiantistica e sulla meccanica. Come voi tutti sapete, la sicurezza industriale è fondamentale nelle attività ingegneristiche, per cui i nostri ingegneri vengono assunti anche per effettuare analisi di sicurezza, oltre che come ingegneri nucleari per la progettazione di componenti dell'impianto. Vi è un sito ionucleare dell'Università di Pisa in cui è possibile consultare la collocazione lavorativa dei nostri ex alunni. Ok? Quindi se volete farvi un'idea di quelle che sono le possibilità di lavoro, potete anche consultare questo sito ionucleare. Come si accede alla laurea magistrale in ingegneria nucleare? Essenzialmente ci sono 3 modalità. La prima è quella di laurearsi in ingegneria meccanica curriculum nucleare presso l'Università di Pisa, in cui quindi è previsto un curriculum con degli insegnamenti propedeutici per l'accesso alla laurea magistrale. In realtà abbiamo ristrutturato la laurea magistrale in ingegneria nucleare in maniera tale che chiunque si lauri in una laurea di ingegneria industriale classe L9
quale ad esempio l'ingegneria aerospaziale, chimica, energetica, meccanica e così via, può iscriversi senza debiti formativi alla nostra laurea magistrale. Inoltre vi è la possibilità di poter accedere tramite la laurea in fisica. Già da alcuni anni presso l'Università di Pisa per la laurea in fisica sono previsti due corsi a scelta che sono fondamenti termici e fondamenti meccanici per l'ingegneria nucleare che consentono appunto l'accesso al nostro corso di laurea magistrale. Possono però accedere anche i laureati in fisica che non hanno sostenuto questi due insegnamenti, questi due corsi, ma che sostituiscono due corsi a scelta previsti nella nostra laurea magistrale con i due suddetti corsi. Cosa si studia? Qui vi è l'elenco, che ora vi elencherò anche a voce, dei corsi tenuti il primo anno ed il secondo anno. Abbiamo per il primo anno principi fisici dell'ingegneria nucleare, impianti nucleari 1 e 2, controllo degli impianti nucleari, fisica e modelli numerici per reattori nucleari, termoidraulica e ingegneria del nocciolo, impianti nucleari 2, materiale nucleare e misure nucleari. Secondo anno, sicurezza nucleare, radioprotezione, meccanica strutturale e costruzioni nucleari. E poi abbiamo i 12 CFU a scelta da parte dello studente, consistenti in due corsi. Chiude il corso di laurea il lavoro di tesi da 18 crediti, che può essere esteso anche a 24 crediti, inglobando uno dei due esami a scelta. Ovviamente ci sono dei corsi disponibili in un paniere per gli esami a scelta, che sono codici per reattori nucleari, decommissioning degli impianti nucleari, gestione dei rifiuti radioattivi, ingegneria dei reattori a fusione, applicazioni mediche delle tecnologie nucleari, nuclear plant structural design, single to phase thermohydraulics e abilità informatiche in appoggio alla prova finale. Dunque, brevemente vi mostrerò il contenuto dei vari corsi obbligatori, in particolare impianti nucleari 1 e impianti nucleari 2, trattano gli impianti nucleari in esercizio e quelli futuri per la produzione di energia elettrica da fissione nucleare, quindi la descrizione dell'impianto con tutti i componenti e il loro funzionamento. Fisica e modelli numerici per reattori nucleari da 12 crediti, si studiano i modelli fisici e matematici per la predizione del comportamento del flusso dei neutroni nel nocciolo del nostro reattore nucleare. Qui vedete l'immagine, la foto di Enrico Fermi, che ha contribuito a mettere le basi proprio in questa materia, che risulta essere molto affascinante per i nostri studenti. Materiali nucleari, in cui si studiano i materiali necessari alla realizzazione dei reattori nucleari e i loro processi di produzione, in particolare l'uranio che viene estratto dalle miniere, quindi tutto il processo per ottenere il combustibile da inserire all'interno del nocciolo del reattore nucleare, ma non solo, si studiano anche i materiali strutturali, quali gli acciai e i calcestruzzi da utilizzare per costruire l'impianto. Termoidraulica ingegneria del nocciolo invece studia il trasporto del calore dall'interno del nocciolo prodotto dalle fissioni fino al trasferimento di questo calore, alla trasformazione della turbina. Misure nucleari e radioprotezione: si studia l'interazione delle radiazioni con la materia e si utilizzano gli strumenti di misura adatti a rilevare la presenza di particelle ionizzanti e anche di neutroni, quindi particelle non ionizzanti. La radioprotezione, in particolare, analizza la radioprotezione fisico-sanitaria dei lavoratori esposti al rischio radiologico. E questa protezione deve essere tale da ridurre al minimo gli effetti biologici su questi lavoratori, ma anche sulla popolazione. Controllo ed esercizio degli impianti nucleari è un insegnamento in cui si studia il comportamento dinamico del reattore e le caratteristiche che devono avere i sistemi di controllo del reattore stesso, per la produzione ovviamente dell'energia elettrica. Meccanica strutturale e costruzioni nucleari serve per andare a progettare grossi componenti, quindi è un insegnamento in cui si studiano le tecniche, le procedure di progettazione di questi componenti meccanici che costruiscono l'impianto nucleare.
In particolare qui è mostrato ad esempio il contenimento, la parete di contenimento del nostro impianto nucleare che è a protezione dell'impianto stesso e anche della popolazione e che deve essere ad esempio progettato per resistere a diversi eventi accidentali, tra cui l'impatto di un aereo dall'esterno, tipo quello che è stato usato per gli attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti. Sicurezza nucleare, che ho lasciato per ultimo, in realtà è forse il corso più importante della nostra laurea magistrale. L'obiettivo è quello di analizzare e progettare sistemi di sicurezza atti a mitigare e a prevenire possibili incidenti. Possibilità di tesi: i nostri ragazzi possono svolgere le tesi presso l'Università di Pisa oppure all'estero. Abbiamo tantissime occasioni e proposte di tesi all'estero, grazie al fatto che la nostra laurea magistrale è inserita all'interno di due networks, educational networks, in particolare quello dell'European Nuclear Education Network, ENEN, e quello FUSENET, che riguarda essenzialmente la fusione nucleare, aspetti di fusione nucleare. I nostri studenti sono qualificati per il rilascio della certificazione della laurea magistrale in Ingegneria Nucleare Europea, EMSNE. Infatti, molti dei nostri laureati che hanno svolto la tesi all'estero, almeno 4 mesi trascorsi all'estero per lo svolgimento della tesi, hanno tutti i requisiti per poter ottenere questo secondo certificato di laurea. Qui vedete un evento di conferimento del certificato presso l'International Atomic Energy Agency a Vienna. Ad esempio, in questa foto, per l'anno 2015, ci sono stati 7 dei nostri studenti che hanno ottenuto questa certificazione, molto importante per il curriculum dei laureati. Si tratta quindi di uno studio stimolante che ha affascinato e appassionato differenti studenti e che speriamo possa interessare molti altri. Qui vedete diverse foto dei nostri ex studenti che potete trovare anche sul sito UNuclear e ribadisco con l'indicazione dell'attività lavorativa di ognuno di essi. Per ulteriori informazioni potete scrivermi all'indirizzo email nicola.forgione@unip.it. Potete consultare il piano di studi sul sito qui riportato dell'Università di Pisa, della Scuola di Ingegneria, e poi anche potete consultare il sito UNuclear. Ed inoltre vi è una pagina su Facebook che potete ricercare cercando Studiare Ingegneria Nucleare a Pisa, nella quale vengono riportate le novità, le news che ci sono a livello mondiale per l'ingegneria nucleare, sia da fissione che da fusione. Rimango a vostra disposizione per tutte le informazioni che volete richiedermi. Grazie per la vostra attenzione.